Ah, prima di fare il grafico della tangente e della cotangente, allora vi invito a riflettere sul fatto che quando l'argomento lo individuiamo come angolo, spesso lo chiamiamo alfa. Quando facciamo il grafico, l'argomento lo chiamiamo x, non è un problema. Le variabili le posso chiamare come mi pare. Spero che questo non mi induca in troppe. Allora, chi è la tangente? La tangente di x non è altro che il rapporto seno su coseno. Beh, innanzitutto da quelle due formule scopriamo subito che la tangente di t greco più x è uguale al seno di pi greco più x che è uguale a meno seno di x fratto coseno di pi greco su x che è uguale a meno coseno di x. Quindi cambiano segno sia numeratore che denominatore, c'è meno sopra, meno sotto, il meno si semplifica e quindi viene uguale alla tangente di x. Anche qui sto usando la notazione anglosassona, per cui per me tangente è tan, non è tg. Però se scrivete il tg non è che mi arrabbio, non succede niente. Chiaro? Oh, da questa uguaglianza cosa scopriamo? Scopriamo che mentre seno e coseno sono periodici di periodo 2π greco, la tangente è periodica di periodo π greco. E che era periodica di periodo 2π greco è ovvio, perché siccome le due funzioni di cui faccio il rapporto sono periodiche di periodo 2π greco, anche lei è periodica di periodo 2π greco. Però lei ha un periodo anche che è la metà, e l'abbiamo dimostrato. Allora, come è fatto il grafico della tangente? Allora, qui abbiamo meno pi greco mezzi, qui abbiamo pi greco mezzi. Se andate a fare il grafico della tangente scoprite che vi viene così. Allora, perché vi viene così? Qui è facile. Perché? Qui è chiaro che la tangente cresce perché nel primo quadrante tra 0 e pi greco mezzi il seno, cioè il numeratore, aumenta e aumenta, e il coseno diminuisce, il rapporto quindi aumenta. Poi che cosa succede? Che a pi greco mezzi la tangente non è definita perché il seno vale 1 e il coseno vale 0, mentre poco prima di pi greco mezzi il rapporto è altissimo perché il coseno vale quasi 0 ma è ancora positivo, e quindi ottenete questo grafico. Quando vado a fare tangente di meno alfa, cosa scopro? Che questo è uguale a meno tangente di alfa, oppure tangente di meno x uguale a meno tangente di x. Perché? Perché il seno cambia segno, il coseno no, quindi il rapporto cambia segno. Quindi che vuol dire? Che la funzione è dispari. Allora, se questa funzione ha questo grafico da questa parte, essendo dispari, il grafico dall'altra parte deve essere questo ruotato di 180 gradi. Okay. Quindi questo è il grafico della tangente tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Cioè, vabbè, ma poi ci stanno gli altri, ma siccome è periodo di periodo pi greco, io che devo fare per ottenere il grafico della tangente negli altri intervalli? Devo semplicemente con lo stampino ripetere questo grafico. Chiaro? Qua siamo a pi greco, qua siamo a meno pi greco, ecco. Tac, 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 prendo lo stampino. Ovviamente non sono un bravo disegnatore, però si capisce.
Questo è il grafico della tangente. Ora, qual è la funzione arco tangente? Qua dobbiamo meno pi greco mezzo, qua dobbiamo pi greco mezzo, la funzione arco tangente è questa funzione qua, a tan di x, arc di g in italiano, però siccome si usa di più la notazione anglosassone, scrivo così. Perché? Ma è semplice, perché io quale ramo dell'arco tangente posso invertire? È questo che è crescente. Poi appena mi allargo un po', questa qua, io da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, vedete, l'arco tangente assume tutti i valori di R. Quindi non posso allargarmi e prendere un intervallo più grande. L'intervallo che contiene l'origine è questo e qui. Inverto questo, l'inverso è crescente come la tangente e avrà un grafico fatto così. In questo caso saranno presenti quelli che poi chiameremo asintoti, in questo caso asintoti orizzontali. Qua ci sono presenti gli asintoti verticali, vedete? Quelli che sono gli asintoti verticali per la fusione diretta diventeranno asintoti orizzontali per la fusione inversa. Ovviamente quella non è l'immensa della tangente, l'immensa della tangente è ristretta a meno pi greco mezzo e pi greco mezzo. Però questa è. Ora, se io voglio fare la cotangente, chi è la cotangente? È coseno su seno, cioè 1 fratto la tangente. In realtà non è così corretto scrivere 1 fratto la tangente, è meglio scrivere coseno su seno, perché non è la stessa cosa. Dov'è non è la stessa cosa? A pi greco mezzi, a pi greco mezzi la tangente non c'è, quindi 1 sulla tangente non lo posso fare, mentre la cotangente c'è, perché coseno vale 0, seno vale 1, il rapporto vale 0. Chi è il grafico della cotangente? Lo faccio qua in mezzo. Il grafico della cotangente, la cotangente è una funzione periodica di periodo 2 pi greco, che non è altro. Questa funzione qua. Cioè A, vabbè, poi dovete ripetere con lo stampino, cioè rispetto al grafico della tangente, il grafico ribaltato in questo senso è spostato di pi greco mezzo. Come è fatto il grafico della arco cotangente? Quale si metterà? Quale ramo si metterà? Questo qua. Questo qua andrà da pi greco a 0. Quindi questa qua è se andate a fare la somma e questa è la metà di questo, se voi andate a fare la somma l'arco tangente più l'arco cotangente pure lei fa sempre pi greco mezzo. Allora vedete, qua scatta la ridondanza. Arcoseno più arcocoseno quanto fa? Arcoseno di alfa più arcocoseno di alfa fa pi greco mezzo.
arco tangente più arco cotangente quanto fa? Y mezzo. Poi lo dimostreremo durante il video. Oppure in realtà se volete ci potete arrivare anche da soli, anche qua. Ah, uno dice, vabbè, ma qua vicino, beh, questo vale circa pi greco, questo vale circa meno pi greco mezzi, per la somma viene pi greco mezzi. Qua questo vale 0, questo vale pi greco mezzo, la somma vale pi greco mezzi. A 1 valgono pi greco quarti tutte e due, e la somma fa pi greco mezzi. Quando me ne vado per un x molto grande, questo vale circa 0, questo vale circa pi greco mezzi, la somma fa pi greco mezzi. Quella somma fa sempre pi greco. Poi lo dimostriamo. Perché scatta la ridondanza? Perché è lo stesso valore di arco seno più arco coseno, allora dovrebbe scattare un legame, no? Ah, l'inversa del seno più l'inversa del coseno, la somma è costante e fa pi greco mezzi. L'inversa della tangente, l'inversa dell'arco tangente, la somma è costante e fa sempre pi greco mezzi. Come vedete, di formule cominciamo a conoscerne tante. Conosciamo la relazione fondamentale, conosciamo le relazioni tra gli archi associati, sappiamo che seno di x più pi greco mezzi è uguale a coseno, poi conosciamo i grafici anche delle funzioni immerse e conosciamo che queste due relazioni sulle funzioni immerse. Comincia ad essere tanta roba da ricordare. Che altro c'è rimasto da ricordare? Poi ci sono tante cose di trigonometria, non è che posso rifare il corso tutto in poco tempo. Allora, le cose sostanziali da ricordare ancora di trigonometria sono due: le formule di addizione e sottrazione e le formule di Costa-Perez. Questo è pure questo. Ah, dice, no, ma ci stanno pure le formule di duplicazione. Allora, andiamo a vedere. Io, se voglio, beh, ho 10 minuti se voglio fare la... Andiamo, adesso qua cancello tutto, perché così va davanti, bella scontra. Allora, vi anticipo una cosa che poi verrà dimostrata durante il corso. Allora, il numero i è un numero speciale tale che i per i faccia meno 1. Poi lo riprenderemo meglio quando faremo i numeri complessi. Allora, prendete questa espressione qua, cosen alfa più i seno di alfa. Questo è un numero complesso. È un numero complesso che in un piano, che si chiama piano di Gauss, che è simile al piano cartesiano, soltanto che qua c'è l'unità reale e qui invece di esserci una seconda coordinata, perché non siamo in R2 ma in C, ci sta l'unità immaginaria I. Facciamole più grandi queste unità. Allora, qua è 1, qua è I. Allora, qui c'è l'analogo della circonferenza unitaria, cioè la circonferenza dei numeri complessi di modulo unitario. Se io qua ci metto alfa, beh, questo punto qua P è esattamente cosen alfa più i sen alfa. Fate attenzione che qua non ci sono due coordinate, ma ci sono due componenti additive del numero. Una è la parte reale e l'altra è quella che si chiama parte immaginaria. È semplicemente un modo per disegnare. Andiamo a moltiplicare tutto ciò per la stessa espressione, però relativa a un altro angolo, coseno di beta più i seno di beta. Facciamo le nostre brave moltiplicazioni. Allora, qua cosa mi viene? Cosen alfa, cosen beta.
poi mi viene i per i che fa meno 1, quindi mi viene meno sen alfa sen beta. Vabbè, le parentesi ormai ci ho messo, ce le metto a me. Non era così necessario mettere le parentesi vicino a alfa. Poi mi viene più, ci sono i prodotti in croce, i per sen alfa per cosen beta, i lo metto in evidenza, quindi viene sen alfa cosen beta, più i per sen beta cosen alfa. Ok, e questa è l'espressione. Ok? Oh. Quando faremo i numeri complessi dimostreremo facilmente che quando io moltiplico due numeri complessi quello che si chiama il modulo, cioè la distanza dall'origine in questo piano, i moduli si moltiplicano. Allora, siccome questi due numeri complessi hanno modulo unitario, il loro prodotto avrà ancora modulo unitario. Allora, quest'altro è il punto Q, questo chiamiamo Z, questo chiamiamo Q doppio, uguale cosen beta più i serve. Questo è bene. Quando vado a fare la moltiplicazione, z per v doppio viene qua, cioè viene coseno di alfa più beta più i volte seno alfa. Questo lo dimostriamo poi durante... Vabbè, in realtà si dimostra proprio utilizzando le formule di addizione. Ok? Ma se questo è vero, è molto più facile ricordare che quando moltiplichiamo due numeri complessi i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano. Perché stiamo ancora sulla circonferenza unitaria? Perché questa circonferenza nel piano complesso comunque dei numeri di modulo unitario. Perché quando moltipliamo due numeri complessi, se il modulo fa 1, 1 per 1 fa 1, siamo ancora a 1, quindi stiamo ancora sulla circonferenza unitaria. Invece gli angoli, quando andiamo a moltiplicare due numeri complessi, gli angoli si sommano. Ma allora se si sommano, questo chi è? Vediamo se avete seguito, sono andato un po' veloce, però non così tanto. Chi deve essere questo? Deve essere così, di alfa più beta. Che è uguale a coseno di alfa più beta, viene questa espressione qua e allora deve essere uguale. Invece la parte immaginaria, cioè il coefficiente della parte immaginaria, quello che ottengo se tolgo la i, chi deve essere? Il seno di alfa più beta. Cioè che significa? Significa che non avete nessuna scusa per dire ah io non mi ricordo le formule di addizione. Perché? Prendete coseno di alfa più di seno alfa, prendete coseno beta più di seno beta, fate il prodotto, quello che viene senza i è il coseno della somma, quello che viene con la i, diciamo tolta la i, la parte, il coefficiente della parte immaginaria, è il seno di alfa più beta. Ma questo non è difficile da ricordare, tra l'altro vi dà anche ridondanza. Non è una dimostrazione delle formule della somma, per fare le formule della somma io devo fare due triangoli, poi devo fare le proiezioni, devo fare un po' di geometria. L'avete fatta alla superiore, non ho nessuna intenzione di rifarla, l'importante è che la dobbiate ricordare, per ricordarla questo va benissimo, perché se c'è un minimo dubbio scrivi questo, scrivi quello, fai il prodotto e ottieni subito le formule di AD addizione. Per quanto riguarda le forme di prostaferesi, ve l'ho scritte all'inizio alla prima giornata, sono quelle, per spiegarvi perché sono quelle, nelle video lezioni ci deve stare, però andate a trovare, non lo faccio adesso perché ci vuole tempo e devo fare la simulazione. Dovrebbe stare dopo che ho spiegato le derivate di, che la derivata di seno fa coseno e la derivata di coseno fa seno, di coseno fa meno seno. Se vi ricordate
le prime due formule di prostaferesi le riscrivo: seno di alfa meno seno di beta è uguale a 2 coseno di alfa più beta mezzi per seno di alfa meno beta mezzi, qua a fine che la telecamera non piglia, e coseno di alfa meno coseno di beta è uguale a meno 2 seno di alfa più beta mezzi per seno di alfa meno beta mezzi. Quindi non è, vedete, non è che l'ho messo studiata a memoria l'altra volta e non mi ricordavo, le posso scrivere quando voglio, perché questo, questa differenza, allora vi ricordate che se x era molto piccolo, se in x era circa x, questo l'abbiamo detto ieri, allora immaginate che alfa e beta siano vicini, ok? Allora alfa meno beta mezzi è molto piccolo, allora che ci metto il seno, non ci metto il seno, è la stessa cosa, quindi 2 per alfa meno beta mezzi è circa 2, 2 si semplifica, è circa alfa meno beta, lo porto dall'altra parte, seno di alfa meno seno di beta fratto alfa meno beta, per chi ha fatto lo scientifico o un altro istituto dove si fanno le derivate, è il rapporto incrementale, che è circa uguale alla derivata, dove salomonicamente guarda nel punto intermedio. Questa non è una dimostrazione di niente, però è un modo per ricordare che l'unica forma di prostaferesi compatibile con il fatto che la derivata di seno sia coseno è questa. Quando fate la derivata di coseno, perché qua viene il meno, perché la derivata di coseno, quando fate la forma di prostaferesi con la differenza di seni, perché viene meno? Perché la derivata di coseno è meno. Qua ho accennato la cosa, poi non vi preoccupate, ci sta sulle mie direzioni, ce ne sta per forza, e lo andate a cercare. Dico sulle video lezioni perché per coloro che faranno il corso con me lo rifarò, per coloro che non faranno il corso con me, se gli rimane sta, ma sto dubbio, mi è rimasto sto dubbio, te lo vai a cercare. Poi il primo che lo trova dice agli altri dove sta. Va bene, allora prima di fare la simulazione, prima di fare la simulazione, andiamo a studiare solo una disequazione. Allora facciamo un esempio, sen x compreso tra 0 e 1 mezzo. Allora se vado a prendere sen x compreso tra 0 e 1 mezzo, cominciamo a farlo tra 0 e 2 pi greco. Allora vedete, tra 0 e 1 mezzo, quant'è che il seno vale 1 mezzo? A pi greco sesti, a 30 gradi, abbiamo fatto ieri. Quindi, allora questo vuol dire che, allora, se x è compreso tra 0 e 2 pi greco, e se x è compreso tra 0 e 1 mezzo, questo cosa mi dice? Che x è compreso tra 0 e pi greco sesto, che vedete qua il seno è compreso tra 0 e 1 mezzo, ma anche qua però, perché qua poi quando riscende ripassa un'altra volta tra 1 mezzo e 0, e quando siamo qua siamo a 5 pi greco sesto, perché il seno è uguale a 1 mezzo un'altra volta a pi greco meno pi greco sesto, che fa 5 pi greco sesto. Quindi unito 5 pi greco sesti pi greco. Ah, ma questo vale tra 0 e 2 pi greco. Se io adesso scrivo che il seno di x è compreso tra 0 e 1 mezzo e basta, cioè rimuovo questa condizione, x dove, a chi appartiene? X appartiene
all'unione per k appartenenti a z di 2k π greco più π greco sesti, unito, questa è una bella parentesi pure qua, 2k π greco più 5 sesti π greco, 2k più 1. Cosa ho fatto? Non ho fatto altro che aggiungere a questi due intervalli di riferimento 2k π greco. Perché? Perché quello si ripete ogni 2π greco, no? Quindi posso aggiungere 2π greco, 4π greco, 6π greco, ma anche, che significa k appartenente a 0? Significa che k è un intero che può essere positivo o negativo. Posso anche spostarlo dall'altra parte. Questo è lo stampino, questi due intervalli sono lo stampino, poi prendo questi due intervalli, li sposto qua, li sposto qua, li sposto qua, li sposto qua, oppure li sposto qua, li sposto qua, li sposto qua, e così via. E poi devo fare l'unione di tutti, perché quante volte ci passa il seno tra 0 e 1/2? Sale, scende, ci passa infinite. Dici, ma è complicato! Ma più semplice non è possibile. Tutto, diceva Einstein, che non mi sembra l'ultimo degli arrivati, che tutto deve essere reso il più semplice possibile, ma non più semplice. Cioè arriva a un livello che quando hai semplificato l'hai detto nel modo più semplice possibile, e poi non puoi semplificare ulteriormente, altrimenti le soluzioni cominciano a cambiare, altrimenti quello che dici comincia a essere non corretto. Va bene, abbiamo fatto una piccola corsetta, però ci abbiamo 40 minuti, ce l'abbiamo. Allora, io adesso cancello, voi intanto respirate profondamente per un minuto, e io vi faccio vedere. Tenete conto, il test sono 10 domande. Praticamente la soglia in genere viene messa intorno a 4, la risposta positiva vale un punto, la risposta negativa vale meno 0,25, allora capite bene, se non rispondete vale 0, le risposte possibili mi pare che siano, le scelte possibili siano 4, sono 3 addirittura. Allora, almeno nel 2017 era fatto così: ogni candidato deve rispondere ad almeno 6 domande, ogni risposta esatta vale un punto, ogni risposta sbagliata vale meno 0,25, e le possibilità di risposta sono solo 3. Ne consegue, se andate a caso, mediamente, su 10 domande, quando le dovete azzeccare? Andando a caso, se le possibilità sono 3 a ogni risposta, e quanto fa? 10 diviso 3, mediamente ne azzeccate 3 o 4. Allora, se ne indovinate 3, che punteggio realizzate? No, io sto supponendo che voi rispondiate a tutte. Ma il meno 1,25. Allora, piccolo ragionamento: se le possibilità di risposta sono 3 e la risposta esatta vale 1, la risposta errata vale meno 0,25, mediamente, se non sai nulla della domanda, conviene rispondere o no? Spina staccata. Allora, in un terzo dei casi guadagno un punto, in due terzi dei casi perdo 0,25,
se fate la somma viene positiva. Quindi significa che anche qualora non sappiate nulla della risposta, conviene darla. Perché se ne do 10 e ne indovino a caso 3, che è anche sotto media, perché ne dovrei indovinare 3 e un terzo, certo, se sono sfortunato le sbaglio tutte, ma devo essere parecchio sfortunato. È come fare 0 al totocalcio, insomma. Allora, se ne indovino 3, quanti punti faccio avendo una risposta a 10? Allora, ne ho sbagliate 7, 7 quarti sono negativi, 3 che sono 12 quarti sono positivi, già ho fatto 1,25. Se per caso ne ho indovinate 4 con un poco di fortuna, 4 meno 1,5, già ho fatto 2,5. Ne consegue che secondo voi la soglia può stare intorno a 2,5, ma non esiste, perché se no uno andando a caso passa il test. Purtroppo non è che può stare tanto di più. Supponiamo che la soglia stia a 4. Facciamo un ragionamento più complicato. Allora, abbiamo sempre risposto a 10 domande. Io non ve lo dico a quanto sarà la soglia. Eh sì, perché una volta abbiamo fissato la soglia, poi il responsabile della didattica ce l'ha fatta alzare 0,25, quindi non ve lo posso dire. Supponiamo però che la soglia stia a 4 punti. Supponiamo di rispondere sempre a tutte le domande, perché... Allora, supponiamo di indovinarne 5. Se ne indovino 5 e ne sbaglio 5, faccio 5 punti positivi, 1,25 negativo, e in quel caso sto a 3,75, non passo. Quindi significa che ne devo indovinare almeno 6. In questo caso, solo in questo caso, potrebbe convenirmi rispondere a 9, ma sì, devo però sapere che la soglia sta a 4. Perché siccome diciamo, mettiamo che io ne ho indovinate 5 e ne ho sbagliate 5, poi decido di togliere una risposta, prima sicuro non passava, supponiamo di togliere la risposta sbagliata, adesso ne indovino 5, ne sbaglio 4, sono passato. Se tolgo la risposta giusta invece non passo lo stesso. Viceversa, se ne avevo indovinate 6, facevo 6 meno un punto, scusate, meno un punto che fa 5. Se però adesso tolgo una risposta, in quel caso passo sempre, perché o tolgo la risposta sbagliata, quindi faccio ancora di più, o tolgo la risposta giusta, indovino 5, sbaglio 4, e quindi passo sempre. Quindi solo in questo caso potrebbe convenire rispondere a 9 e non a 10. Ma tendenzialmente conviene rispondere, perché io l'ho ereditata questa struttura, quindi la manterrò, il discorso di un punto 0,25 e 0,25 lo manterrò, va bene? E vi ho spiegato pure cosa vi conviene fare. Quindi adesso andiamo alle domande. Ci abbiamo 33 minuti. Allora, dire quale delle seguenti disuguaglianze è sbagliata? Allora, qua dice quale delle seguenti disuguaglianze è sbagliata.
vediamo se sappiamo farle a occhio. Cominciamo da questa. Allora, questa è la disuguaglianza A, questa è la disuguaglianza B e questa è la disuguaglianza C. Andiamo a vedere se sono giuste o se sono sbagliate. Questa è la più facile. Vi sapete dire se è giusto o sbagliata? Senza fare i conti. Allora, facciamo un po' di conto. 5 al quadrato fa? Meno 10 fa? La radice cubica quant'è? Precisa non la potete calcolare, però tra quanto e quanto? Tra 2 e 3. Tra 2 e 3, 2 al cubo fa 8, 3 al cubo fa 27. Quindi questa è maggiore di 2. 3 al quadrato quanto fa? Logaritmo in base 3 di 7 è? Minore di 2, perché 3 al quadrato fa 9. Logaritmo in base 3 di 9 fa 2. Logaritmo in base 3 di 7, 7 meno di 9 fa meno di 2. Quindi questo è più piccolo di 2, questo è più grande di 2, questa è giusta. Senza fa conti, andiamo a vedere questa. Seno di 12 seno di 12 allora vediamo un po'. Pi greco quanto fa? Ricordate il seno come fa? Qua siamo a 3 pi greco. E 4 pi greco quanto fa? Quanto è pi greco circa? Circa 3,14. Allora 3 pi greco? 9,5 circa. 4 pi greco? 12 e rotto. Quindi 12 capita in questo intervallo qua, in questo intervallo qua il seno è negativo. Questo logaritmo com'è? Positivo, perché 10 è minore di 11, 10 alla 1 fa 11, positivo perché l'argomento è maggiore di 1, anzi è pure maggiore di 1 perché 11 è maggiore di 10, quindi 10 alla 1 fa 10, il logaritmo in base 10 di 11 è maggiore di 11. Quindi questa qua sembra sbagliata, cioè è sbagliata, quindi sembra questa la risposta esatta. Per scrupolo, se ci avete tempo, andiamo a fare pure questa. Anche questa è facile, perché la radice cubica di pi greco, quello che sia sia, è più grande di 1, perché questo numero è più grande di 1, la radice cubica è più grande di 1. Invece questo numero vale 8, questo vale 9 più qualcosa, 8 fratto 9 è minore di 1, questo è minore di 1, questo è maggiore di 1, questa è giusta. Qual è la disequazione sbagliata? La prima. Come vedete si può fare perfettamente a mente, senza usare nessuna calcolatrice. Andiamo a vedere la domanda 2. Dire quale delle seguenti disuguaglianze è sbagliata. A, seno di 3x più 7 al quadrato è minore o uguale di 1 per ogni x appartenente a f. B, 2x meno 1, questo è proprio facile, più 2 alla meno 1 maggiore di 0 per ogni x appartenente a f. C, logaritmo in base 2 di x quadro più 1 quarti
è maggiore o uguale di 0 per ogni x appartenente. Allora, qual è? Questo si vede proprio subito. Qual è quella sbagliata? No. Allora, qualunque sia l'argomento, poi devo calcolare il seno. Il seno è compreso tra? Quando faccio il quadrato è compreso tra 0 e 1. Qua c'è il minore uguale di 1, quindi questo è giusto. Cioè, come fai se sbagliamo? Un seno al quadrato è sempre compreso tra 0 e 1, qualunque sia l'argomento, anche se là dentro al seno ci mettevo le cose più. E qua? Questo è un valore assoluto. È maggiore o uguale di 0. Questo quanto vale? La somma? È giusto. Andiamo a vedere se questo è sbagliato, perché. Metteteci 0 al posto di x, qua viene un quarto, logaritmo in base di 2 di un quarto quanto fa? Meno 2, perché 2 alla meno 2 fa 1 fratto 2 alla 2 che fa un quarto. E quindi se ci metto 0, chiaro che se ci metto 10 qua mi viene il logaritmo di 101 quarti in base 2 che fa un numero positivo, ma se ci metto 0 viene un numero negativo. Quindi questa disuguaglianza non è vera, però qua c'è scritto per ogni x appartenente a n, quindi questa qua è sbagliata. E abbiamo fatto due. Ok. Andiamo a fare la 3, la disuguaglianza x meno 2 per valore assoluto di x meno 1 fratto x maggiore o uguale di 0 è risolta per, le soluzioni sono a x x minore di meno 1 oppure x compreso tra 0 e 1 oppure x maggiore di 2, b per x minore o uguale di meno 1 oppure x compreso tra 0 e 1 oppure x maggiore o uguale di 2. Qua ci stanno tutti, qua c'è minore, minore uguale, maggiore, minore uguale, vabbè, sono stati scambiati tutti i minori con minore uguale, maggiore con maggiore. C x compreso tra meno 1 escluso e 1 incluso e x maggiore di 2. Allora, c'è una cosa che sta scritta sulla lavagna che proprio non c'ha senso. Qual è? Tra la risposta A, B o C? Qual è che non ha senso? Perché la C? Perché come fa a essere x più piccolo di 1 e maggiore o uguale di 2? Maggiore di 2. Questo è l'insieme vuoto. Ok. Poi andiamo a vedere. Se io metto 0 qua, se io metto 0, qua viene meno 2. Per meno 1 che fa 2 sopra. Sotto viene? Si può fare? Allora là, siccome qua c'è scritto uguale a 0 anche, che è una possibile soluzione, questa qua è sicuramente sbagliata. Rimane da vedere se questa è giusta, ma se voglio controllare, se non c'ho tanto tempo,
questa è sicuramente errata, questa è sicuramente errata, quella giusta era questa, o al limite il professore ha sbagliato a copiare l'esercizio. Allora, vediamo un po' quando è che questa equazione è soddisfatta come equazione, quando x è uguale a 2, quando x è uguale a 1 a meno 1, perché si annulla questa, e poi c'è che non è definita per x uguale a 0. Allora vediamo un po', prima di meno 1, prima di meno 1 questo è positivo, questo è negativo, questo è negativo, il rapporto è positivo, a meno 1 vale 0, quindi minore uguale a meno 1 va bene. Tra meno 1 e 0 questo è negativo, questo è negativo, questo è negativo, non va bene, il rapporto viene negativo. A 0 non va bene perché sotto abbiamo detto c'è 0. Tra 0 e 1 questo è negativo, questo è negativo, questo è positivo, funziona, anche a 1 viene esattamente 0, quindi maggiore di 0, minore o uguale di 1, funziona. Tra 1 e 2 non va bene perché questo è positivo, questo è negativo, questo è positivo, il rapporto viene negativo. Da 2 in poi sono tutti e tre positivi e funziona. Quindi l'ho fatto un po' veloce, però effettivamente questa qua è giusta. Cioè, non è che ci vuole un genio, basta prendere e verificare. No, sa, mi butto, indovino. Ma tu ti butteresti da un, diciamo, allora io salto la cattedra, non lo so di là che c'è, ma lo faccio, adesso c'è. Avete visto il video di quello, di quel calciatore che va a saltare il cartellone, di là ci stava, c'era un fossato, Botafogo è caduto per 2 metri, perché lui ha presupposto, cioè se ti butti sbatti di faccia, questo è tutto. 4 acceleriamo perché dobbiamo finire per me, per la mezza. Il dominio di esistenza della funzione radice quadrata di logaritmo in base 10 di x quadro meno 1. Allora, io direi questa di farla senza guardare le risposte, perché questa qua è facile. Poi guardiamo le risposte. Qual è il dominio? Per poter fare la radice quadrata cosa ci vuole? Che un numero sia positivo. E quindi ci vuole logaritmo in base 10 di x quadro meno 1 maggiore o uguale a 0. Ma quando è che il logaritmo è maggiore o uguale a 0? Quando l'argomento... No! Quando è che questo è maggiore o uguale a 0? Quando il suo argomento è maggiore di 1. Il logaritmo di 1 fa 0. Se io qua, se qua venisse un mezzo, logaritmo in base 10 di un decimo farebbe meno 1. Non sarebbe positivo, no? Quindi vuol dire x quadro, ma questo se solo se questo, se solo se questo, se solo se x quadro maggiore o uguale di 2. Ah, che significa? La risposta è x maggiore di 2 e x diciamo, oppure x minore di meno radical 2, poi meno radical 2 compreso tra x minore uguale di radical 2, x maggiore uguale di radical 2, oppure x minore uguale di meno radical 2. Qual è quella giusta? Oh, ve l'ho portato a un basso dalla fine, ma non sapete di quale di queste giuste. Valori esterni, questo è giusto, questo è sbagliato. La parabola verso l'alto, no, x quadro maggiore o uguale, mi dice valori esterni con il maggiore uguale, questa no perché c'ha, non c'è il uguale. Allora,
5. Qual è l'inversa y uguale 4 fratto x più 1? Qual è la funzione inversa? È facile, x più 1 uguale 4 fratto y, quindi x più x uguale 4 meno 4 su y meno 1, scambiando y in x, x uguale meno 1 più 4 su x. Questa è la funzione inversa, o se preferite 4 meno x su x. Infatti le risposte erano A, y uguale 4 meno x su x, B, y uguale x più 1 quarti, C, y uguale meno x più 1 quarti. Qual è quella giusta? La A. Questo è giusto. Qua non mi viene chiesto il dominio, che soltanto 6. 6 la scrivo qua perché è facile, è corta e facile. F di x uguale seno del valore assoluto di x più 1. Allora, quale di questa affermazioni è vera? A, f è positiva, B, f è crescente, C, f è periodica. Questa funzione qua, f, è positiva? Che significa positiva? Che deve assumere sempre valore più grande di 0. Ma scusate, il seno a 3π greco mezzi quanto vale? Vale meno 1. Allora, se prendo x uguale 3π greco mezzi meno 1, 3π greco mezzi meno 1, il valore assoluto è 3π greco mezzi meno 1, che è positivo, più 1 fa 3π greco mezzi, se 3π greco mezzi viene negativo, quindi questa qua non è vera. È crescente? Manco per niente. Quella là, semplicemente, da 0 in poi coincide con, se io prendo la x positiva, lasciamo stare se la x è negativa perché credo cambia segno, ma se la x è positiva, su tutti i numeri positivi coincide con seno di x più 1. Seno di x più 1 è una traslata di seno che continua a salire e scendere, quindi sicuramente non è sempre crescente. È periodica? Certo che è periodica. Certo che è periodica. Perché a allora, vediamo un po'. Proprio vero, questo non è, in realtà ne manca per gli occhi. Perché non è periodica? Qua ci sta un errore nella traccia. Allora, questa deve essere una funzione pari. Perché pari? Perché se io prendo meno x, l'argomento qua non cambia. Allora, la funzione pari in 0 vale seno di 1. Seno di 1 è un numero positivo. Voi avete una funzione che fa così, e dall'altra parte la funzione fa così.
come vedete non è periodica, non è manco periodica. In realtà qua bisognava rispondere nessuna delle tre. Ok, in questo caso secondo me c'è stato un errore a ricopiare la traccia, o nella traccia o nelle risposte, quindi questa qua probabilmente sarà stata annullata, perciò è meglio controllare sempre anche la terza se ci avete tempo. Se non ci avete tempo, comunque quando avete visto che insomma non capita spesso, non è capitato. Allora, dobbiamo fare le ultime quattro, cancelliamo un po' che mi serve un po' di spazio. Se il valore assoluto lo mettevo fuori, se facevo valore assoluto di sen x più 1, allora è periodica, sì, ma mettendolo dentro non era. Andiamo a vedere l'equazione x, questa è la 8, la 7 la faccio per ultima perché è più lunga la scrivo. X meno 3 per x più 2 per fratto x più 1 per 3 elevato alla x più 1 uguale a 0. Dovete trovare le soluzioni, questo è proprio facile. X più 1 ci manca la parentesi. Quando è che è risolta questa equazione? Quali sono le soluzioni? Quali sono le soluzioni? Cioè ci vogliono 2 secondi a fare questa equazione. X uguale? 3 e poi? X uguale meno 2. Stop! O si annulla questo, o si annulla questo. Questo non si annulla mai. Questo è un esponenziale, non si annulla mai. Questo qua o si annulla, non si annulla. Se si annulla non è definito. Se non si annulla posso farlo, ma sicuramente non è 0. Se non si annulla. Quindi questa è la soluzione. Allora, c'era, era la B e quindi alla B. Chiaro? La A e la C non le scrivo neanche. Questo è banale, è talmente banale che ci vogliono 3 secondi. Allora, l'equazione logaritmo in base 1/2 di 1 fratto x quadro più 1 uguale a 0. Allora, la A dice che ha una soluzione, la B dice che ha infinite soluzioni, la C dice che ha 2 soluzioni distinte. Allora, quando è che questo qua è uguale a 0? Quando l'argomento è uguale, se il logaritmo fa 0, 1/2 alla 0 deve fare 1, ma deve fare anche questo. Quindi vi viene x quadro più 1 uguale a 1, cioè x quadro uguale a 0, quante soluzioni ha? Una, e questo è giusto, e questo sono sbagliato. Qua il professore giustamente ha specificato 2 soluzioni distinte, perché qualcuno potrebbe dire no, ma quelle sono 2, però sono coincidenti. Chiaro? E abbiamo fatto la 9, ci rimane la 10 e la 7. Allora abbiamo y, facciamo la 10, uguale logaritmo in base a di
7. Allora noi sappiamo che A è diverso da 1 e che A è maggiore di 0, però non sappiamo se A è maggiore di 1 o minore di 1. Ricordate le basi dei logaritmi: o sono maggiori di 1 o sono comprese da 0 e 1. Allora voglio sapere, A y è sempre più grande di 1, diciamo, per ogni valore di A sempre, sarebbe a dire per tutti i valori di A specifica. B, A alla y uguale 6. C, ci sono A per cui non esiste Y. Ovviamente abbiamo già specificato che A è diverso da 1 ed è maggiore di 0. Allora, se A è diverso da 1 e A è maggiore di 0, il logaritmo si può calcolare sempre. Quindi questa qua non è bella. Poi il logaritmo, per esempio il logaritmo in base 3 di 7 a 3 alla è maggiore di 1, logaritmo in base 9 di 7 è minore di 1, quindi anche questa non è bella. Cosa è vero? Chi è? Se y è logaritmo in base a di 7, che vuol dire? Che alla y deve fare la definizione di logaritmo, quindi questo invece è giusto. E quindi quella giusta era questa qui. È rimasta solo la 7. La 7 dice: allora, quale delle seguenti uguaglianze è sempre vera per ogni x appartenente a R? Allora qua c'è scritto 5 alla x meno 3 per x per la radice quadrata di x più 1 uguale al valore assoluto di x per la radice di x più 1 per 5 alla x meno 3. Allora, questa è la prima uguaglianza. La seconda,5 alla x meno 3 per x per la radice quadrata di x quadro più, cioè l'espressione esiste sempre la stessa. Qua devo fare il valore assoluto di x per 5 alla 3 meno x per la radice quadrata di x quadro più. E la terza è 5 alla x meno 3 per x per la radice quadrata di x quadro più 1 uguale valore assoluto di x per la radice di x quadro più 1 per 5 alla valore assoluto di x meno 3. Allora, quale è giusto e quale no? Ah, qua ci deve sì. Allora, questo è positivo perché una radice quadrata di un aritmetico è un numero positivo, così e passa tutto. Cioè, quando una cosa è positiva dentro al valore assoluto, la potete portare qua. Questo è positivo perché è un esponenziale e quindi è positivo, lo si può portare fuori. Poi che rimane? Valore assoluto di x. Quindi questa sembra corretta. Anzi, è corretta. Andiamo a verificare che le altre sono sbagliate. Qua x e x stanno dentro al valore assoluto, quindi non danno problemi. Questa è la positiva, l'ho portato fuori, qual è il problema? E qua c'è 5 alla x meno 3 e qua c'è 5 alla 3 meno x. Metti per esempio uguale, metti per esempio x uguale a 1, qua ti viene 5 alla meno 2, qua ti viene 5 alla 2. Ho dentro fuori al valore assoluto 5 alla meno 2 è un 25esimo, 5 alla 2 fa 25, quindi
il risultato è completamente diverso, quindi questa qui è sbagliata. Stesso discorso vale qua, questo sta dentro al valore assoluto, quindi è uguale a questo pezzo è uguale a questo, quello che non è uguale è questo P, perché per esempio se metto x uguale 0 mi viene questo pezzo qui, mi viene 5 alla meno 3, che lo posso benissimo portare fuori, mi dovrebbe venire un 125. Qua invece mi viene 5 alla valore assoluto di meno 3 che fa 5 alla 3 e mi viene 125 moltiplicato, quindi è completamente diverso. Chiaro? Quindi anche questo è sbagliato, quindi quella giusta è la. Però, allora, come avete visto, 11 e 29, abbiamo iniziato alle 11 meno 10, meno 5, non lo so, in meno di 40 minuti l'abbiamo fatto, le abbiamo controllate e le abbiamo pure spiegate, tutte e 10, abbiamo pure trovato l'errore, ci stava un errore. Mo, siete in grado di farne 5 o 6 in un'ora? Si vedrà martedì.